Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Stavolta, come vedete già da qui, è già un pochettino dal mio abito, parliamo della spedizione Asus di vestiti. Voilà! Allora ragazzi, partiamo con il primo outfit. Allora ragazzi, partiamo con questo abito qui, che come vedete è un abito abbastanza strutturato, che ci vuole un manuale di istruzione per mettersi addosso, perché ragazzi ha tre fasce. La prima fascia è la seguente, questa qui, che va sulle spalle, e lo capite che va sulle spalle perché qui ha una spallina, mentre le altre due fasce voi le ritrovate come pezzi laterali ciondolanti di un vestito che si deve tutto montare, però fortunatamente basta rigirare dall'altro lato e capirete subito come si indossa il vestito. Allora, questo modello qui l'ho preso in due colori. Questo qua ragazzi è il primo modello, che semplicemente, come dicevo poco fa, ha queste fasce qui, quindi se volete potete fare una operazione di questo genere, dove avete la fascia ciondolante che vi arriva così e poi voi la dovete prendere dal lato più ampio, mettervi di dentro e passarlo dall'altro lato. Mentre per quanto riguarda la struttura sottostante, quindi per intenderci questa qui del corpo, il vestitino che è abbastanza corto, vi devo dire la verità, perché di dietro non è molto lungo, vi faccio vedere. Ecco, il vestitino che è molto corto è dietro zippato, è salito per su, qui è nella zona dove sono molto aderente, tra le altre cose ha anche un po' una striscia di silicone per stare proprio addosso attaccato. Una cosa che mi piace è questa shoulder, questa monospalla qui, ma monospalla che secondo me dovrebbe essere leggermente più corta, quindi qui vi consiglierei per esempio qualcosa come una spilla per dargli ancora un po' una struttura regale. E questo è un vestito che crea illusioni ottiche, perché ovviamente va a coprire la zona della pancia avendo questo davanti, e va anche leggermente a ingrandire la zona di dietro in sostanza, e quindi questo ci dà è un vestito che ci dà le curve, ci dà una buona visione a vita. Ragazzi, tra le altre cose, questo vestito costa 33,55 euro, o 33,35 su Asus, che esiste in almeno due colori, perché almeno sono due colori che ho. Questo vestito, ragazzi, secondo me, che è tutto, diciamo, nel raso e simile raso, secondo me è perfetto, perché va a coprire tutti i difetti e può essere usato in occasioni anche molto eleganti. Andrebbe associato, come io ho fatto in questo caso, a una importante voluminosa collana che sta tipo da collare tutta palla, ragazzi, e basta. Questo secondo me è un consiglio che vi posso dare, perché rende l'abito molto più appariscente, molto più sofisticato, se volete, insomma, e quindi secondo me questo è perfetto. Allora ragazzi, spero che questo outfit, vi faccio vedere l'outfit, spero che questo outfit vi sia piaciuto, e adesso vi farò vedere anche la seconda versione di questo outfit.
Allora ragazzi, secondo outfit è esattamente identico, anche se vi devo dire la verità, sarà per il colore, sarà veramente per l'abito di sé. Secondo me quello viola slash grigio è molto più sofisticato e molto più elegante, almeno questa è un'impressione. Poi per quanto l'abito sia la stessa, in realtà non so perché, quello mi sembra molto meglio di questo. Anche perché ragazzi, fatto oggettivo, quello ha una striscia di silicone per reggere qua le coppe, questo no. Quindi non so esattamente quale sia la differenza, se ce ne sia alcuna, però vi dico che negli esemplari che mi sono arrivati, secondo me il grigio violetto è molto meglio. Il prezzo è lo stesso e ovviamente questo è un rosa fucsia, per cui sta benissimo a quelle scure, ma sta anche bene a quelle chiare. Io non lo sconsiglierei contro quelle chiare. Tutt'altro. L'immagine di Asus portava proprio una modella bionda, però vi devo dire il fatto e la verità, questo abito comunque ha le stesse strutture, le stesse caratteristiche dell'abito precedente, volevo soltanto dare un'altra versione. Fatemi sapere qual è che preferite, perché questo è molto importante. Voglio capire se gli italiani sono più, o se comunque voi siete più sul versante rosa o più sul versante sofisticato, elegante e sobrio. Quindi siamo più eccentrici o siamo più sofisticati? Fatemi sapere nei commenti. E ragazzi, questo è l'abito, non ho molto da dirvi perché più o meno le caratteristiche sono le stesse, quindi è sempre raso, comunque appunto raso, ha sempre questa maglia qua, sempre come quando io direi di portare quasi qui sopra, metterci una bella spilla e casomai la potete impreziosire con una spilla qua, non direi più di una perché più di una diventa un po' troppo quest'abito, ma se riuscite con una spilla poi con una cucitura extra a portarlo qui, secondo me viene molto meglio. Come al solito abbinatevi una importante collana, che io ho chiamato collare egizio, ma abbinatevi una collana importante, soprattutto nel momento in cui non avete il seno, altrimenti diventa un po' troppo probabilmente. Dunque, abbinatevi una collana, abbinatevi delle scarpe semplici, eleganti, che possono essere nude, possono essere black, possono essere forse anche white, dipende. Ragazzi, abbinatevi un paio di scarpe e una piccola borsetta e siete pronti per andare. Non vi serve nient'altro, non fatevi i capelli, io non sono a favore di, diciamo, articolare ancora di più questo look. Questo look è semplicissimo, con quest'abito qua che è già molto molto importante di suo, non c'è bisogno di fare nient'altro e siete pronti per andare. E potete andare a un matrimonio, potete andare in discoteca, potete andare in molti molti posti. L'abito è corto, ma anche per il matrimonio si può fare, si può fare. Allora ragazzi, questo outfit qui era il secondo outfit della stessa serie di quello che abbiamo visto nel primo, quindi andiamo avanti con un terzo outfit. Ragazzi, benvenuti a questa altra versione. Questo altro outfit abbastanza etnico che vedrete, io ho abbinato semplicemente con un paio di scarpe, con il tacco dorato di Shein, sono quelle scarpe. Ragazzi, altro outfit e questa volta vi dicevo etnico perché sembra molto di essere in Egitto. Ma a parte gli scherzi, devo dirvi, la stoffa non mi fa impazzire. La stoffa non mi fa impazzire semplicemente perché è molto molto leggera, ma l'abito in sé è pesantissimo perché è pieno di queste decorazioni, sia alle braccia sia all'abito interno. E il compito dell'abito è molto semplice, a un certo punto qua va a svasare perché ovviamente non può essere elasticizzato
ne può mettere altro. E ragazzi, cosa interessante, ha questa scollatura qua di dietro, ma ha questa scollatura qua. Secondo me questo per esempio è un abito molto molto simpatico, che possiamo mettere in tante occasioni. Forse non è il massimo per andare a ballare, ma sicuramente questo, anche volendo, se lo vogliamo size down con un paio di sneakers bianche, ragazzi, questo abito qua non è male, lo possiamo impreziosire con dei tacchi, ma questo è assolutamente perfetto. Il colore, vi devo dire, mi piace anche tantissimo, perché qua soprattutto ha pelle chiare, pelle scure e in maniera equivalente sta benissimo. E ragazzi, non lo so, però secondo me questo tocco tecnico ci vuole sempre, perché è un abito molto molto semplice dal punto di vista di taglio, ma anche molto complesso dal punto di vista della lavorazione che c'è dietro. È un abito ASOS, costa 49,60 su ASOS, e secondo me questo è un vestito assolutamente splendido. Ieri si può aggiustare con uno strapless, ragazzi, io in questo momento non potevo essere bothered da cambiare il reggiseno, però sicuramente questo è un abito che mi merita. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate. Ragazzi, altro outfit è questo outfit qua, rosa, molto pleated e molto bambolina. Allora, la struttura è molto molto semplice, come vedete è rosa, leggero, ha le maniche leggermente, c'è un polso leggermente a svasare ed è pleated, ecco, anche qui, da qui in poi è pleated. E ragazzi, è una struttura molto bambolina, è un vestito molto semplice, non è per nulla trasparente, nonostante diciamo il tessuto sia molto leggero. Di dietro qua ha un piccolo scolletto dove poi c'è un bottoncino per unire, qui non stringe particolarmente, nonostante vedete questo qui va sopra il seno e quindi tutto sommato si mantiene, non credo per niente che sia trasparente ed è molto diciamo leggero e copre le imperfezioni, quindi non dà effetti ottici, ma se avete un pochettino di pancetta per esempio, piuttosto che diciamo volete coprire un po' il di dietro, questo mi sembra perfetto. Anche la dimensione, essendo molto leggera, anche la lunghezza essendo molto leggera, diciamo è una buona lunghezza, perché non penso che sia troppo corto, anche perché va a allargare, e non penso che sia troppo lungo, quindi è decisamente perfetto. Dopodiché il colore era la cosa che un pochettino più mi destabilizzava, perché non essendo un colore, non lo so, l'ho visto, ho pensato forse sta più alle bionde, forse sta più alle scure che a me, però in realtà questo rosa antico a me piace, secondo me non sta nemmeno a male, quindi è un tipo un pastello, un po' più di un pastello, forse un po' più scuro di un pastello, ma molto molto buono. Però a me piace e sta benissimo alle ossa, quindi secondo me anche questo è un sì, 39,95, devo dirti, probabilmente qui è la stoffa più che il resto, la stoffa che li merita, insomma 40 euro di vestito non mi sembra male, perché e così non si trova.
Allora ragazzi, ultimo vestito. Ultimo vestito che è questo qua che mi vedete addosso e di cui vedete praticamente la sezione intera al lato. E di questo ultimo vestito ragazzi non mi piace. Non so che cosa farci, non mi piace. Se io poi ho proprio seno, questo qua c'è imbottito, di conseguenza non sono proprio una amante. Ci sono delle leggere stecche, c'è una zip di dietro, c'è una fascia che potete sistemare nella maniera che vi pare migliore. Ragazzi, cosa vi devo dire? Questa parte qui va ovviamente così e quindi succede che diciamo è attraverso qua e qua è tutta rusciata, o un pochettino rusciata, non tutta, soltanto un pochettino rusciata. Ragazzi, faccio vedere, questo è davanti e questo è di dietro. La stoffa ragazzi è molto molto leggera, però c'è qualcosa, sarà a livello di materiale, soprattutto a livello di struttura, che a me questa auto non convince 100%. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate. Io vi ringrazio per aver partecipato, vi ringrazio per essere venuti e aver guardato i miei video e guardare sempre i miei video. Ragazzi, vi invito a commentare e fatemi sapere quale voi indossereste e quale è assolutamente un per voi. Ragazzi, io con questo vi saluto per questa trend haul di vestiti tipo shopping dedicata a di Asus from Asus e ragazzi vi invito a guardare il prossimo video, commentare e vi invito a iscrivervi al canale.